Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Qualche amico e molti lettori ci hanno chiesto in questi giorni come mai ci siamo dedicati con tanto interesse e con tanta passione al tema della carnevale, della maschera cittadina, come mai abbiamo dato tutto questo spazio a una questione che qualcuno considera, che molti considerano non particolarmente importante. In realtà l'abbiamo scritto, il motivo per cui di queste cose ci siamo occupati, ma mi sembra appena il caso, proprio mentre ancora l'argomento è sulla bocca di tutti, ribadire le ragioni di questa scelta. Qualcuno ci ha detto: ma non c'era qualcosa di più importante di cui occuparsi? Beh, certo, la risposta è sì, ma la Voce si occupa ogni giorno di cose molto importanti, certamente più importanti di questa. Qualcun altro ha detto: cosa c'è dietro? Si è fatto la domanda su cosa c'è dietro. Anche qualcuno dei protagonisti si è fatto questa domanda. Non c'è dietro assolutamente niente, c'è una città che si è interrogata su questa scelta, sulla scelta della persona che attualmente occupa il ruolo di Re Biscottino. Questi interrogativi, queste domande sono arrivate alla nostra redazione, ce ne siamo interessati e abbiamo scritto alcune cose rispetto a questo. Ma la ragione vera per cui ci siamo dedicati a questa vicenda, al di là della notiziabilità, così come si usa dire in gergo tecnico, la ragione vera è che questa questione può essere una volta per tutte l'occasione per affrontare un argomento che certamente, ripeto, non è, dal quale non dipendono le sorti dell'universo, nemmeno quelle della città, ma un argomento che è quello dell'utilizzo degli eventi, delle manifestazioni anche popolari, anche semplici, come può essere il carnevale, come un veicolo e un motivo di promozione del territorio e di valorizzazione della città. Quello che ci siamo su cui ci siamo interrogati e che abbiamo provato a dire è che se si fosse voluto, questa occasione, quella della morte di Sandrino Berutti, che per 17 anni è stato Re Biscottino, poteva essere l'occasione per riprendere in mano in senso più ampio la gestione del carnevale. Tutto qua, questa è la ragione per cui ce ne siamo occupati, lo abbiamo scritto e lo abbiamo ridetto. Ora la polemica può anche finire, ci auguriamo che finisca dando qualche ragione di riflessione anche in positivo. E poi, come sapete come va, dopo il carnevale comincia sempre la quaresima. A risentirci domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.